momento come anche per la chiesa del turismo solidale. Ecco, questa è una cosa straordinaria. Noi l'abbiamo definito turismo dell'accoglienza. Non è vero che tutte queste storie anche che raccontano, non lo so, poi nelle società del nord Italia o delle grandi città, però tutta questa invasione, queste parole, emergenza umanitaria, l'emergenza c'è dentro di noi, è emergenza che non abbiamo più la capacità di sentire. Le persone che ci sono fastidio, c'è, questa è una parola anche me ne sono, una sindrome da fastidio degli esseri umani, è la fine della società. Quindi tutte queste cose, nella realtà, questo piccolo comune, questa piccola comunità, in una delle aree più difficili d'Italia, quando arrivano le persone che non scalzano, arrivano in maniera disperata dopo questi lunghi viaggi. Tantissime volte ci sono stati degli sbarchi nella spiaggia di viaggio. A chi ha incontrato? Ha incontrato un'altra comunità di disperati, come siamo noi. E invece di gridare che ci sono state situazione che in Italia per 8 persone c'è stata una rivolta della comunità locale e magari hanno molte più possibilità che ha una piccola comunità come gli altri. Disperati hanno incontrato altri disperati. È venuto fuori un'idea di riscatto sociale, economico, ma soprattutto di riscatto umano. Allora vuol dire che è possibile ovunque. E questo probabilmente è il messaggio che il cielo non si deve andare a chiunque. Perché questa cosa fatta di un piccolo comune, di un sindaco, come vi ho detto prima, sono diventato quasi per caso sindaco. Perché è così preoccupato, non vuole che veniamo a parlare quando ci invitano per le occasioni pubbliche, televisione? Perché non vogliono fare vedere un documento, una fiction che è stata girata a Riace? Perché semplicemente non ci vuole molto per capirlo. Perché questo messaggio non deve essere divulgato, non deve arrivare, perché dimostra che un'altra umanità è possibile.
Direi che il saluto di quello che ha detto questa sala è stato recente.